Percorrendo quella che era un tempo l'antica Via Salaria, c'è un altro nome che merita di essere approfondito. Fino a che età hai vissuto qua? Io ho vissuto qua fino al 96. Centobuchi è una frazione di Monte Prandone. Questo nome deriva dalla costruzione del palazzo, perché utilizzavano questi paletti per strutturare appunto la costruzione. Tolti i paletti c'erano effettivamente tutti i buchi, e quindi da, in dialetto, Centobusci, Centobuchi. Questa è un po' la storia del nome del paese. Questa villa è stata nel periodo della guerra mondiale il quartier generale dell'SS. Nell'ultima fase della seconda guerra mondiale, la Valle del Tronto ha rischiato di tornare ad essere teatro di battaglia. I tedeschi valutarono di allestire qui un fronte per fermare l'avanzata degli alleati, e proprio sotto questi alberi furono nascosti numerosi carri armati. Il mio sogno, sai quale sarebbe in realtà, Luigi? Di portare un giorno una scuola di teatro in uno spazio come questo. Sono nato e cresciuto qua. Per seguire quelli che erano i voleri e le volontà dei miei genitori, ho cominciato a studiare giurisprudenza, e ho pure finito di studiarla perché mi sono preso pure una laurea. Non so come ho fatto, perché insomma, però ce l'ho fatta. Poi però la mia grande passione era la recitazione, il teatro, e mi sono trasferito a Roma per andare a lavorare a teatro. Lo avete giustificato sempre! Vi siete sempre sforzati di comprenderlo, di scusarlo, di capirlo! Lo avete difeso, lo avete incoraggiato, lo avete spalleggiato! E adesso siete disposti ad abbassarlo! Faccio tutto ciò che fa un attore oggi, che comunque è quello che si rabbatta, che cerca di trovare lavoro bussando alle porte. Mi diverto molto e mi piace parecchio, la mia vera passione è quella.